Ciao a tutti e benvenuti al quarto appuntamento di Soul Sunday Keys. E per occasione ho risfoderato questo bellissimo Rhodes Mark 7. Mark 7 è praticamente il new Rhodes che è stato prodotto dal 2007 in poi. Mi ricordo bene perché quando fu presentato al NAMM a Los Angeles c'ero anch'io, non a presentare questo, ma per un altro prodotto, per un altro brand, e ne rimasi veramente stupito. C'era George Duke, credo ci fosse anche Gianovello, non ricordo. Veramente stupendo questo Mark 7, fatto proprio sulla fattispecie del Mark 1 e Mark 1, quindi ha tutte le caratteristiche del vecchio Rolls degli anni 70, e quindi come avere un Rolls veramente vintage ma nuovo, quindi stupendo per lavorarci in studio oltre che live, e in più ha due uscite bilanciate, quindi stereo con tremolo stereo, quindi è grandioso. E per l'occasione non lo suono su un amplificato da un ampli come dovrebbe essere suonato, tra l'altro è qui sotto un twin reverb, lo uso filtrato da un timeline della Strymon, quindi un delay. Vi faccio vedere questo groove, siamo in sol. Dunque, con la destra suono prima l'ottava, poi parto dalla quinta, con questa acciaccatura, questa grace note, partendo dalla quarta con l'indice e poi col terzo dito, col medio, scivolo dal do diesis al re. Quindi 3, 4, 1. Quindi quinta, quarta, terza maggiore, passando da terza minore con l'acciaccatura e tenendo praticamente la settima del sol. Quindi 1, 2, 3, 4, 2, 3. Con la sinistra, mentre suono il re con la destra, con la sinistra suono la settima. Quindi poi con la destra il Do, con la sinistra il Mi, con la destra ancora il Do, con la sinistra il Mi bemolle, e poi via con terza alla destra e quinta alla sinistra. Dunque, questo è un Mi bemolle basso Fa. Dunque un Fa sus e Do maggiore basso Re, dunque un Re sus. Importantissimo proprio il portamento, ok? Bisogna suonare un pochino leggeri, in modo da enfatizzare tutti gli accenti, quindi molto leggeri. Quindi sono proprio questi accenti a dare proprio quasi lo swing a questo groove. Un po' di groove.
Thank you.